Buongiorno, oggi siamo a Termini Imerese davanti agli ex cancelli della Fiat, ormai diventata Blue Tech, dove si sta tenendo l'incontro sullo stato di avanzamento della reindustrializzazione. All'interno dello stabilimento c'è l'amministratore delegato appunto della Blue Tech Domenico Di Cursi e il segretario generale della FIOM Sicilia Roberto Mastro Simone e altri esponenti appunto dell'azienda. Noi attendiamo questo incontro per saperne qualcosa di più e per sapere come andrà a finire, quindi se ci sono nuove assunzioni per quanto riguarda gli ex operai della Fiat e incrociamo obiettivamente le mani, incrociamo con una bellissima giornata oggi anche primavera, che sia di buon auspicio per tutti quanti loro. Allora, sono qui con il segretario generale della FIOM Sicilia, Mastro Simone. Buongiorno, com'è andato l'incontro qui alla Blue Tech? È un incontro dove l'azienda ha esposto un po' quello che è il piano per quanto riguarda il primo progetto industriale. È chiaro che siamo in una fase abbastanza non chiara rispetto alle prospettive industriali, perché questo progetto che ci portiamo dietro da tanti anni, l'azienda ci comunica che dal mese di aprile finalmente dovrebbe iniziare a muoversi qualche cosa dal punto di vista industriale. È chiaro che è una vicenda che ci portiamo dietro da più di 2 anni, perciò insomma staremo qui a vedere con molto interesse quello che sarà il mese di aprile, dove dovrebbero rientrare ulteriori 30 lavoratori che si sommeranno già ai 90 che sono dentro, e poi finalmente iniziare questa attività industriale che dovrebbe impegnare finalmente questi ulteriori 30 lavoratori che poi entro la fine dell'anno dovrebbero essere, diciamo, circa 350 lavoratori che saranno coinvolti dentro lo stabilimento. È chiaro che nel rapporto con Blue Tech noi dobbiamo vigilare, stare attenti affinché che le cose che loro annunciano e vogliono fare, poi queste cose devono essere fatte, perché i lavoratori attendono da troppi anni, lo stabilimento è fermo da quasi più di 5 anni, i lavoratori sono in cassa integrazione, come dire, sono più di 600 lavoratori in cassa integrazione e attendono, come dire, di rientrare a lavorare. Assieme a loro ci sono i 350 dell'indotto che anche loro attendono una possibile ricollocazione indirettamente nel progetto Blue Tech. Si parlava anche che c'era comunque un compenso comunque, diciamo, economico per quanto riguarda, ecco, fare ritornare i lavoratori dell'ex Fiat, quindi si parlava di una cifra di 20 milioni, non so all'incirca bene, c'è questo, è veritiero? La Blue Tech ha ricevuto un primo finanziamento da Invitalia, che sono circa 22 milioni di euro, che l'ha ricevuto il 21 dicembre. Tra l'altro ricordiamo che questi soldi sono soldi che l'azienda riceve ma che deve restituire, cioè nel senso che sono agevolazioni. L'azienda, questi soldi servono per avviare l'attività industriale, per riportare dentro i lavoratori, ma nello stesso tempo l'azienda avviata la produzione poi dopo 4 anni li dovrà restituire. Prima si parlava appunto con alcuni lavoratori, ovviamente il disagio, la rabbia, vogliono appunto risposte concrete, quindi qualcosa che, ecco, non più chiacchiere, vogliono vedere adesso i fatti. Su questo lei cosa le vuole dire? Cosa vuole dire a tutti quanti loro? Ma hanno ragione, i lavoratori attendono da troppi anni, sia quelli della Blue Tech oggi, ex Fiat, ma anche i lavoratori dell'indotto. Qui ci sono più di 1000 lavoratori coinvolti in questa reindustrializzazione, noi ci siamo impegnati sindacalmente affinché questo avvenisse. È ovvio che guardiamo con molto interesse il progetto Blue Tech, ma nello stesso tempo chiediamo che Blue Tech rispetti quelli che sono stati gli impegni assunti il 22 dicembre del 2014. È chiaro che noi vigileremo affinché gli impegni assunti vengano rispettati. Per noi è importante e fondamentale
fondamentale che sia i 700 lavoratori Blutech, ma anche i 350 lavoratori dell'indotto possono ritornare a lavorare. Per questo noi ci siamo impegnati in questi lunghi anni di vertenza e su questo, come dire, ci impegneremo affinché questo avvenga. L'amministratore delegato che era all'interno oggi dello stabilimento, ecco, alcune sue parole, che cosa ha detto, cosa ne pensa, quali i progetti? Loro avevano esplicitato il tutto a febbraio nell'incontro al Ministero, tra l'altro la settimana prossima, il 30, avremo un altro incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con loro. È ovvio, è indispensabile affinché le cose che lui annuncia, che più volte ha annunciato, vengono fatte, perché è chiaro che i lavoratori sono stanchi, cioè stare in cassa integrazione, a differenza di qualcuno che pensa che stare in cassa integrazione è un privilegio, stare in cassa integrazione è una grossa penalizzazione, perché non solo che si perde salario, ma come dire, c'è la preoccupazione e il rischio di non ritornare più a lavorare. E siccome non parliamo di gente, come dire, che è entrata qua dentro ieri, qui c'è gente che è entrata qua dentro 30 anni fa, 35 anni fa, 25 anni fa, è chiaro che rischiare di perdere il lavoro dopo un lungo periodo di cassa integrazione, il rischio è veramente che i lavoratori non vengano ricollocati in attività lavorative. È chiaro che c'è questa grande preoccupazione e noi ci dobbiamo impegnare, ma non soltanto noi, organizzazione sindacale, lavoratori, ma io credo che la politica deve avere un impegno grosso affinché il Mezzogiorno, perché noi parliamo di sviluppo del Mezzogiorno quando noi abbiamo un polmone produttivo che può rioccupare più di 1000 lavoratori, l'impegno di tutto è quello di riattivare questa attività industriale e poi creare tutto quello che serve in questa zona affinché anche aziende più piccole, satellite, possono rimettere in movimento economicamente e occupazionalmente questo territorio. Noi la ringraziamo e ci vedremo prossimamente, sperando di vedere questi cancelli aperti e con i lavoratori che tanto attendono, come dice lei, da tanti anni, quindi di ritornare veramente al proprio lavoro perché è un loro diritto. Sì, quello è un impegno che noi ci siamo assunti fin dall'inizio, è chiaro che per noi questo è l'obiettivo. L'obiettivo per noi, organizzazione sindacale, per lavoratori. Io mi auguro che questo obiettivo sia un obiettivo comune anche al territorio, alla città, perché immaginare che noi possiamo fare a meno, come dire, di un polmone produttivo di questa dimensione, come dire, sai, è un errore gravissimo sia per i lavoratori che sono coinvolti, ma soprattutto per il territorio, perché non averlo significa veramente mettere in ginocchio l'economia della nostra città e dei nostri territori. Assolutamente sì, perché nei concerni si parlava anche di questo, non soltanto una chiusura, ma fa parte anche i commercianti, quindi in realtà è tutta una catena, quindi che prende tante famiglie di tanti anche in settori. Sì, è ovvio, è evidente, insomma, qui si aprono spesso e volentieri dibattiti, ci riconvertiamo, cambiamo, è chiaro che immaginare che un polmone produttivo di queste dimensioni, come dire, è una cosa importante, imponente, noi dobbiamo immaginare, certo non ci sono più le stesse condizioni, come dire, del passato, quando qui ci lavoravano 3.000 lavoratori, nell'indotto c'erano più di 1.000 lavoratori coinvolti, parliamo di 4.000 lavoratori, è chiaro che era ossigeno, occupazione, economia per termine, ma per tutti i territori vicini, come dire, i paesi delle Madonie. È chiaro che noi siamo impegnati su questo, ridare una speranza a questi lavoratori coinvolti, ma ridare una speranza, come dire, al territorio, perché immaginare che questo territorio possa fare a meno di questo polmone produttivo, secondo me è rischioso, è impensabile, è grave per tutti, in primis per i lavoratori. Cioè ci auguriamo che oltre a noi, i lavoratori che sono coinvolti in questo progetto, anche tutti coloro che hanno a cuore l'interesse di questo territorio si spendono affinché questo progetto possa partire.